Opel Grandland X è il nuovo SUV di Opel che va a completare la gamma delle X insieme con Crossland e Mokka X. È caratterizzato da tre elementi fondamentali: un design atletico, sportivo, inoltre ha un grande spazio interno, comodo per 5 persone e bagagli, e in più è dotato di tecnologie da classe superiore che derivano appunto da vetture di segmento superiore ora disponibili a un più vasto platea di clienti a prezzi accessibili. L'interno, quindi, dicevo, è spazioso, la macchina è ben ampia, ha un abitacolo molto accogliente e molto comodo per 5 persone più bagagli, e ha molti elementi che lo caratterizzano dal punto di vista del comfort, come per esempio i sedili riscaldabili anteriori e posteriori, oppure i sedili proverbiali, sedili AGR, certificati dai medici di salute posturale in Germania, un ente indipendente che ne certifica la comodità. Dal punto di vista delle tecnologie ce ne sono moltissime a disposizione su Grandland X. Per esempio, la vettura riconosce automaticamente la vettura che precede e regola la velocità mantenendo la distanza di sicurezza con il cruise control adattivo, oppure riconosce, oltre che le vetture, anche i pedoni e attiva una frenata automatica d'emergenza nel caso fosse necessario. Inoltre ha i fari a LED, sia quelli diurni anteriori e posteriori come standard, sia a disposizione dei fari a LED autoadattivi che illuminano la strada di notte come mai prima. La connettività è al massimo grazie a OnStar, l'assistente personale che invia una chiamata automatica d'emergenza in caso appunto ci sia questa eventualità, quella di un'emergenza, per cui un operatore in carne ed ossa chiama gli occupanti della vettura per capire se è tutto a posto in caso di un incidente. Oppure è possibile avviare una chiamata direttamente per chiedere informazioni sulla vettura o su una destinazione dove ci si vuole recare. Inoltre c'è il Wi-Fi, l'hotspot Wi-Fi collegato al 4G che, con una SIM che è integrata nella vettura, permette di collegare fino a 7 dispositivi e quindi per esempio avere i bambini dietro sempre collegati e connessi con le loro app preferite e sempre online. E possono ricaricare i loro device anche attraverso la presa USB disponibile sui sedili posteriori. Inoltre, per la sicurezza è anche disponibile Android Auto e Apple CarPlay. Sono dei sistemi che permettono di interfacciare il contenuto del proprio smartphone direttamente sullo schermo touch della propria vettura. Su Grandland X ci sono standard di schermi touch che possono essere da 7 o da 8 pollici ed è possibile controllare tutte le funzioni del proprio smartphone attraverso i comandi vocali, oppure i comandi al volante, oppure il touchscreen a cui facevo riferimento. Tutto questo permette di ridurre la distrazione alla guida e quindi aumentare la sicurezza. Tutti questi elementi insieme che danno una maggiore sicurezza su Grandland X le hanno valso il massimo punteggio durante i test Aeron Cup, ben 5 stelle. Grandland X inoltre è possibile regolare la trazione in funzione di quali sono le condizioni della strada. C'è infatti il sistema IntelliGrip che adatta la trazione in caso di neve oppure di fango oppure di sabbia, rendendo la vettura più sicura e più agile nel suo spostamento. Opel Grandland X è disponibile con due motorizzazioni, benzina o diesel. Il benzina è un 1200 turbo iniezione diretta, 3 cilindri, molto moderno, con ben 130 cavalli. Il diesel è un 1600 da 120 cavalli e con una coppia molto elevata. Entrambi i motori quindi sono molto elastici e permettono di ottenere delle eccellenti prestazioni con consumi ridottissimi. Entrambi i motori disponibili sia con cambio manuale a 6 marce oppure automatico a 6 marce. Grandland X sarà disponibile sin da ottobre nelle concessionarie italiane con un prezzo a partire da 26.000 euro di listino, però nella fase di lancio sarà possibile acquistarlo a partire da 21.900 euro e su alcune unità di lancio sarà possibile avere gli opzionali su Grandland X al 50%.